Si chiama Un cuore per le donne ed è il progetto voluto dall'azienda ospedaliera Marche Nord in collaborazione con il carcere di Villa Fastigi. Nel laboratorio di sartoria del penitenziario, gestito dall'associazione evangelica Detenuti, le detenute producono dei veri e propri presidi medico-chirurgici che poi vengono utilizzate dalle pazienti operate dall'equipe di senologia Brit Unit diretta dal dottor Cesare Magalotti presso l'ospedale Santa Croce di Fano. Si tratta di cuscini in gomma piuma a forma di cuore che alleviano il dolore post-operatorio e sacchetti in tessuto per coprire i drenaggi, come spiega lo stesso dottor Magalotti. E abbiamo pensato appunto di coinvolgere le signore del carcere che hanno accettato subito, per cui dopo un anno essere ancora qui mi fa molto piacere, perché vuol dire che questo progetto è molto sentito e anche le nostre signore operate sono molto contente di questa cosa. E sono molto contento del fatto che sta procedendo tutto al meglio. Questa mattina l'azienda ospedaliera Marche Nord ha donato al laboratorio del penitenziario due macchine per cucire comperate con le donazioni devolute dalle pazienti di senologia. Ma la produzione dei presidi è solo una piccola parte del progetto, ormai giunto al suo secondo anno di vita. I detenuti realizzano i manufatti e in cambio gli specialisti ospedalieri ogni anno si recano in carcere per effettuare visite alle detenute e alle dipendenti del carcere. Nei prossimi giorni lo stesso primario Magalotti, insieme all'infermiera coordinatrice Natalie Coulet, la case manager Fabiola Rumeni e la collega Elizabeth Pastor Ruiz, saranno a disposizione di tutte le donne del carcere per il consueto controllo annuale. Questo è un luogo, il carcere, diciamo, molto particolare, in cui comunque si associa, diciamo, un aspetto legata alla sofferenza stessa delle persone, e spesse volte il problema di salute da questo punto di vista viene trascurato, perché spesse volte, diciamo, il problema della salute emerge quando emerge la malattia. Particolarmente soddisfatta del progetto anche la direttrice del penitenziario, dottoressa Armanda Rossi, che vorrebbe ampliare il progetto, coinvolgendo anche gli altri laboratori già presenti, che potrebbero dare vita ad una cooperativa e avviare la produzione di altri oggetti, un'attività che porterebbe molti miglioramenti per un istituto che ha ancora qualche problema da risolvere. Il sovraffollamento quindi è determinato un po' perché è rimasto l'unico istituto delle Marche che può ospitare il circuito sex offender per, insomma, detenuti con reati a sfondo sessuale, violenza sessuale e pedofilia prevalentemente. Quindi lì siamo anche un po' pieni, perché essendo una circondariale, oltre a ricevere da altre realtà penitenziarie, riceve ovviamente anche dall'esterno. Sostanzialmente abbiamo l'unico istituto che ha la sezione femminile, che al momento però non risente del sovraffollamento, e rispetto al blocco detentivo maschile non risente per niente delle problematiche dei solai e delle infiltrazioni.